Rolf Hollerot e Giacomo Lercaro sono stati i compagni di viaggio di una serata che ha voluto ripercorrere la loro amicizia e la loro comune sensibilità verso i grandi temi dell'educazione dei giovani, della pace e della lotta alle povertà. Un convegno promosso dalla Fondazione Lercaro e da AIF, l'associazione italiana Amici Rolf Hollerot, ha fatto il punto sul loro impegno e ha trovato molti punti di convergenza. Diciamo che questo rapporto è stato importante per il cardinale, ma vorrei dire soprattutto per i ragazzi, per i suoi figli, per i ragazzi che facevano parte della sua famiglia. Erano ragazzi a volte poveri, a volte culturalmente poveri, e il cardinale ha cercato di portare il mondo dentro la sua famiglia, dentro la sua casa, prima dentro l'arcivescovado, poi a Villa San Giacomo, e Hollerot è una di queste persone, di queste icone del Vangelo che il cardinale Lercaro ha voluto far incontrare ai suoi ragazzi. E ne parla spesso, li porta alle sue conferenze e nei foglietti, che sono questi appunti che quotidianamente il cardinale lasciava sulla porta della cappella per la meditazione giornaliera, un pensiero, una memoria, a volte liturgica, a volte no, e spesso, soprattutto alla fine di gennaio, quindi in concomitanza con la giornata di lotta alla lebbra, il cardinale parla spesso di Rolf Hollerot e usa a proposito una parola che mi ha colpito particolarmente, che è diaconia. Dice che Rolf Hollerot ha una sua personale diaconia, per cui ha riconosciuto nei poveri, nei lebbrosi, il povero per eccellenza, che sappiamo nel Vangelo essere Gesù. E questo mi sembra molto importante, un grande riconoscimento dell'opera di sensibilizzazione che negli anni 50, 60 e poi fino ad oggi Rolf Hollerot e poi l'associazione portano avanti con un grande impegno. Hollerot aveva una visione del mondo, o meglio della possibilità di cambiare il mondo, aveva questo sogno di una civiltà dell'amore e, come tutti gli utopisti, aveva però un'idea molto chiara di come si dovesse fare questa trasformazione del mondo. Innanzitutto chi doveva fare questa trasformazione del mondo? I giovani. Lui parte dai giovani, si rivolge ai giovani, comprende che i giovani hanno l'energia, la capacità, la voglia di osare e di poter cambiare il mondo. Ecco perché lui ha fin da subito preso i giovani come testimoni delle sue parole, dei suoi inviti, delle sue campagne, e devo dire che i giovani l'hanno corrisposto in questo senso. Ci sono stati in tutto il mondo milioni di giovani che lo hanno seguito nelle sue campagne. Ma chi doveva in qualche modo ispirare questa trasformazione del mondo? Ebbene, lui si è ispirato ai poveri, agli ultimi, ai malati di lebbra, che allora erano veramente gli ultimi degli ultimi nel mondo. Era a partire da lì, dalla situazione di questi ultimi, che si poteva immaginare quella che poteva essere la nuova umanità. I malati di lebbra potevano insegnarci qual era la giustizia, qual era la riparazione, qual era l'inclusione che il mondo, l'umanità doveva mettere in cantiere per raggiungere questo grande sogno della civiltà dell'amore. Un sogno che secondo me è rimasto come marchio di Hollerot. Hollerot diceva: non ci sono sogni troppo grandi, e io penso che in tempi diversi, con modalità diverse, i giovani riprendono questo messaggio, e per fortuna almeno una parte della gioventù non smette di sognare, e credo che sia questo quello che ci può dare speranza. Le conclusioni dell'incontro sono toccate all'arcivescovo, che ha ricordato il mondo, in particolare quello giovanile, che ha fatto da contesto all'azione di questi grandi due personaggi. Il concilio, la Gaudium et Spes, la Populorum Progressio, ecco, c'è una assonanza, e anch'io credo, Luciano, che nella Fratelli Tutti oggi ritroviamo, guardate, in alcuni casi sembra scritto da Rolf Hollerot,
alcuni passaggi sembrano appunto di in cui ci si ritrovano tante parole, tante aspirazioni, con quella capacità, a mio parere, di Papa Francesco, dice: ma io questo l'ho già sentito, questo l'ho pensato, questo è proprio quello che volevo dire. In particolare in questa grande prospettiva di non rassegnarsi di fronte ai problemi, di trasformare i problemi in risorse, in possibilità, in opportunità, e di tirar su una generazione che sono questi nostri cigni e che sono la generazione di quelli che oggi, a cui noi oggi dobbiamo appassionare per il futuro. Hanno portato il loro saluto anche Monsignor Roberto Macciantelli, presidente della Fondazione Lercaro, e Antonio Lissoni, presidente di AIFO, che per l'occasione ha donato alla Galleria Lercaro un'opera di Bernardo Asplanato. La seconda parte della serata ha visto alcune visite guidate a due mostre temporanee appositamente dedicate nell'adiacente Galleria d'Arte Lercaro.